che appunto partono dall'anno 1000, perché se noi non riusciamo a comprendere come si sviluppava la vita attorno agli anni 1000, non riusciamo a comprendere quali sono i motivi veramente, le cagioni per quale nascono questi ordini cavallereschi, fra i quali i templari, che si differivano da altri ordini cavallereschi perché avevano una duplice funzione, quella di religione, nel senso che i cavalieri avevano i tre voti, quindi i famosi tre voti, povertà, castità, astinenza, e poi bisogna vedere fin quanto attendevano a queste cose, e poi avevano la parte guerresca che loro dovevano combattere. Per quali motivi? Perché all'epoca, verso gli anni 1000, noi dobbiamo precisare una cosa che normalmente nei corsi degli studi, anche universitari, non sempre ce li hanno spiegati bene. La cultura era superiore a quella degli arabi che non quella che c'era in Europa. Ne dico una, tanto per rendervi chiaro questo concetto. Lo stesso zero che noi abbiamo appreso dagli arabi, prima non ce l'avevamo. Quindi nei numeri greci, noi quando eravamo al 9 dovevamo tornare indietro. Invece con questo zero, che era una cosa araba, siamo riusciti a velocizzare i cosi matematici. Allora c'erano dei filosofi tipo Averroè, via dicendo, bravissimi, che noi non li avevamo assolutamente. I nostri reali chi erano? Erano dei re forzuti, dei prepotenti, che avevano un po' di soldi, avevano il loro castelletto e obbligavano gli altri a pagare i canoni, il mensile o l'annuario, quello che è. E Come quindi, adesso. come un po', non è cambiato tanto. Non Esatto. E allora, per ovviare a questo fatto, cioè questo fatto arrivava in quale modo? Che gli arabi, costeggiando, facendo quindi il basso cabotaggio con delle navi, l'Italia, che è facile da casteggiare se noi la costeggiamo vicino alle rive, arrivavamo in tutti i paesi, fino in Liguria, dove non venivano con intenti ovviamente così di passatempo turistici, ma venivano, rubavano, violentavano le donne, portavano via tutto quanto poteva avere il loro bottino. E di questo certamente i nobili di allora che c'erano qui, questo gli dava tremendamente noia, perché dovevano assoldare a loro volta dei militari per potersi difendere, quindi con un esborso economico non indifferente. Ma non solo. Ma poi dalle coste dell'Africa settentrionale venivano su delle persone di grande capacità, così culturale, anche esoterica, e venivano e cercavano di convincere tutta la nostra isola e penisola a passare all'Islam, cosa che al Papa ovviamente questo assolutamente non andava bene. Allora avviene un embrasse-nous, come dicono in Francia, cioè la religione cattolica attraverso i papi, i cardinali, i vescovi, via dicendo, e i nobili, ha detto: ma noi dobbiamo creare uno staff di persone guerriere che vadano là in Africa a combattere là sul posto, come l'America per esempio fa sovente, che combatte a casa d'altri. Questo non è per entrare in polemica politica, assolutamente, faccio solo un po' di storia così. Siccome mi ha detto che devo parlare un'ora, bisogna dire qualcosetta, ma devo anche sintetizzare, perché in un'ora devo mettere 200 anni che durano i templari. E allora questi gruppi si formano soprattutto in Francia. Avvenne che in Francia, nella zona dello Champagne, dove c'è il vino buono, che è un po' al nord della Francia, si trovano 10 persone appartenenti alla bassa nobiltà francese, fra i quali c'era un giovane bravissimo che diventerà poi San Bernardo. Bernardo, che era un personaggio bravissimo, eloquente, capace e anche vigoroso nelle sue espressioni. E decidono di fare una cosa, di andare a Gerusalemme, e vanno a Gerusalemme. Ora, cosa vanno a fare 9 persone? Non erano certo dei militari, non erano dei filosofi, non erano degli storici, non erano degli economisti. Cosa andavano a fare?
Eppure, appena arrivano a Gerusalemme, vennero ospitati dal re di Francia, perché la Francia aveva due re, uno in Francia e uno a Gerusalemme, che si faceva chiamare anche re perché combattendo contro gli arabi aveva occupato Gerusalemme. Si chiamava Baldovino I, poi muore, diventa suo figlio Baldovino II, e ospitano questi nove personaggi e concedono a questi personaggi la spianata che una volta era quella di Salomone. Anzi, più che era una spianata, ma ormai il tempio era caduto, gettato giù da altre battaglie che erano state precedentemente, e lì c'era la stalla di re Salomone, quali dicevano negli annali dell'epoca, ma diciamo credibili, che avesse avuto 1000 animali tra cavalli, cammelli, dromedari, asini e quant'altro. E loro stanno diversi anni anche, e non si sapeva cosa facevano. Solo il re sapeva, e solo anche il re di Francia. Costoro cosa hanno fatto? Probabilmente avevano avuto un'imbeccata precedente, che lì sopra ci si nascondeva qualche cosa. Hanno scavato, 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 e finalmente trovano un'arca.